Ciao a tutti, proseguiamo il nostro appuntamento tecnico taglio. Oggi vedremo un video della collezione T-Line Advanced Technique. In questa serie parliamo di disconnessioni armoniche utilizzando due tecniche, forbice e pettine, mix T-Line. In questo caso trasformiamo un classico bob in un'icona di stile, ciò renderà la donna più forte, moderna e all'avanguardia. Due punti di forza del taglio: semplicità nel coniugare più stili e reversibilità, caratteristiche che sempre di più catturano le donne. Bene, a questo punto non mi resta che augurarvi una buona visione con questo flashback. Restate connessi, continuate a seguirci e vi terremo d'occhio. Ciao! Prima di iniziare il taglio su Barbara, utilizzerò il Too Faced Conditioner senza risciacquo della linea Relieve di Screen, specifico per capelli colorati, che mi aiuta ad idratare i capelli e ad avere una pettinabilità straordinaria per tutta la durata del taglio. Inizio con il separare la zona posteriore dal resto, in modo da ottenere la prima zona di taglio. La separazione sarà da dietro l'orecchio, passando in diagonale sulla sommità, per finire al lato opposto in egual maniera. È importante che questa diagonale sia inclinata e passi sopra l'occipite. Prendo le forbici di Tech che userò per la prima parte del taglio. La tecnica utilizzata invece sarà quella delle forbici sopra il pettine. Questo taglio sarà corto, specie nella parte centrale della nuca, per allungarsi nella zona dietro l'orecchio. Continuo a lavorare finché non raggiungo la lunghezza stabilita. Controllo più volte la simmetria delle zone dietro all'orecchio. Ora si può notare come la scalatura sia corta ma non cortissima. Divido i capelli con una riga centrale e li pettino verso i lati. Dopo aver fatto una divisione della zona, inizio a tagliare con i capelli tra le dita, da sopra l'orecchio, leggermente in diagonale.
Continuo fino alla zona anteriore. Dopo aver pettinato tutti i capelli del lato sulla base precedente, continuo a tagliare alla stessa lunghezza, controllando che siano pari. Possiamo notare la zona perimetrale ultimata. Passo sul lato opposto e faccio una prima divisione. Taglio esattamente allo stesso modo, visto che il taglio sarà simmetrico. Pettino tutti i capelli dal lato sopra la base appena fatta e taglio seguendo la linea leggermente diagonale. Una volta terminata la base perimetrale, possiamo osservare come la linea non sia dritta, ma viene interrotta dalla zona più corta dietro. Questo farà sì che la linea sia innovativa. Passiamo ora alla sommità. Lasciamo fuori tutta la zona della frangia per circa 2-3 cm e facciamo una separazione sulla sommità fino alla zona posteriore di circa 4 cm. Per il momento la isoliamo. La taglieremo verso la fine. Inizio a tagliare sulla zona frontale, dove i capelli saranno più corti nella parte sopra gli occhi. Dal centro della fronte inizio a tagliare creando un'apertura che lascia intravedere la zona degli occhi. Ecco, adesso possiamo vedere il risultato. Thank you.
Continuo a tagliare fino alla base perimetrale, senza tagliare l'angolo creato precedentemente. Ora possiamo notare la linea ultimata. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Inizio ora a scalare la zona laterale con la tecnica T-line, portando i capelli verso l'alto sulla base della divisione della sommità e taglio ad un'altezza di circa 8 cm sulla zona sopra l'orecchio. Nella sezione successiva mi allungo leggermente, lasciando fuori la zona anteriore. Possiamo notare come un mix di linee nette e scalate, zone più corte e zone più lunghe, possano convivere in una linea sicuramente d'avanguardia. Ora passo al lato opposto e ripeto esattamente la stessa scalatura. Uso le forbici C-Tech, che sono quelle con le lame più fitte e sono ideali per i capelli di Barbara, che sono molto sottili. Lavorando con queste forbici avrò la certezza di sfilare, alleggerire e conferire movimento, senza però vuotarli. Lavoro su tutte le sezioni, sia perimetrali che all'interno della scalatura. Possiamo vedere come si muovano con molta libertà, senza più il peso che li avrebbe resi statici. Terminata la zona posteriore, passo ora ai perimetri laterali. Ripeto la stessa cosa sul lato opposto. Nella zona anteriore faccio attenzione a non modificare la linea sulla fronte.
Passiamo ora alla scalatura interna, lavorando solo sulle punte. Per terminare l'ultima sezione sulla sommità, utilizzo le forbici high-tech perché mi consentono di avere delle parti più corte all'interno, in modo da avere i capelli con più volume. Possiamo notare ora la linea completata con questa fascia più lunga sulla sommità. Ed ora passiamo allo styling. Scelgo Nebula Paste della linea Control di Screen, un prodotto che triplica il volume dei capelli sottili, e ne applico una generosa quantità. Per l'asciugatura utilizzo la spazzola Fan Medium di Screen. Asciugo seguendo la linea del taglio e cercando di dare un volume naturale, muovendo sempre i capelli in più direzioni. Rifinisco con la piastra in ceramica Screen, che mi consente di lucidare i capelli e rifinirli come desidero. Termino con Nano Gloss della linea Control, per un effetto separazione e per capelli morbidi come seta. Questo è il nuovo look di Barbara.